Ha detto nella presentazione di Cormio, questa è la Lube 2.0. Sì, assolutamente sì, credo che ci fosse assoluto bisogno di questo, cioè di rimboccarsi le maniche e ripartire proprio con una nuova Lube, una nuova evoluzione, un nuovo modo di concepire la Lube. Cormio ha un curriculum importante, è la persona che può dare quel qualcosa in più, no, di cui c'è bisogno. Assolutamente sì, ed è per questo proprio che abbiamo fatto questo tipo di scelta, perché il suo curriculum parla da sé e è sicuramente una persona che a livello professionale avrà certamente da consigliare e da dare molto alla Lube. La cosa più importante è che siete ripartiti sempre con grande entusiasmo, nonostante la delusione dell'anno passato. Beh, questa è una cosa che ci ha contraddistinto nel corso degli anni e certamente la Lube non avrebbe mai potuto abbandonare la scena della pallavolo dopo un anno del genere, assolutamente no. Naturalmente la delusione c'era, ma per certi versi fino adesso la delusione ci ha dato sempre una spinta in più per ricominciare, no? Perché è una sorta di sfida, di lotta che d'altronde ci si presenta davanti e noi alle sfide e alle lotte non abbiamo assolutamente mai detto di no. Si riparte con entusiasmo. E si riparte con entusiasmo, assolutamente sì, con una nuova Lube, un nuovo corso e speriamo che possano giungere a più presto delle soddisfazioni. Insomma.